leggiamo veramente qualcosa di vero, di concreto e anche di, non solo di passato, ma anche di un presente insomma, un po' turbinoso, ma che un evento di questo genere forse riesce anche a rasserenare un po', no? E questo è anche l'intento che si vuole fare, un evento che non riguarda soltanto i politici o la vita politica, direi che riguarda il paese intero, riguarda le istituzioni, riguarda appunto la storia recente che abbiamo tutti vissuto, di cui Pietro Ingrao è un po' insomma, un soggetto ancora, diciamo, per fortuna vivente. Prima abbiamo coinvolto sia le istituzioni, e abbiamo il patrocinio, il patronato della Presidenza della Repubblica, il patrocinio del Senato, della Camera, della Regione Lazio, del Comune di Roma, perché appunto Ingrao è un protagonista, è stato un protagonista della storia politica di questo paese, delle istituzioni, della vita delle istituzioni. Ingrao non è stato soltanto un politico, è stato un intellettuale, un poeta, si è occupato di cinema, un protagonista anche della vita culturale, della vita sociale di questo paese. Di una personalità le cui caratteristiche più eminenti sono di ordine politico, ma anche più latamente di ordine culturale. Come la medesima attività politica di Ingrao fosse nel corso dei decenni fortemente motivata da ragioni di ordine che potremmo definire generalmente culturali. Ingrao ha sempre concepito la politica come un esercizio di acquisizione ulteriore di libertà e di crescita dell'individuo oltre che di emancipazione e affermazione di diritti delle classi o delle masse. E questa qui non è soltanto storia, cioè è chiaro che è anche storia, siamo in una fase politica completamente diversa da quella in cui mio padre ha svolto gran parte della sua attività e della sua azione, però è anche attualità politica, nel senso che se si rileggono alcune cose magari di 25 anni fa, dell'89 o di 15 anni fa, di 20 anni fa, per fortuna e purtroppo si trova che alcuni temi sono estremamente attuali.